Ciao a tutti amici di XMaldura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Pivos Xeos XS, un media player dalle ridotte dimensioni e dallo stile simile a quello dell'Apple TV. La confezione, come possiamo vedere, è abbastanza semplice. Troviamo alcune icone e il piccolo, diciamo, riferimento al sistema Tofu, che è un sistema proprietario di questo media player, mentre nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto e le relative caratteristiche e connessioni. Procediamo dunque all'estrazione del prodotto e del relativo bundle. Il media player è schedato in un'ulteriore confezione di cartone e procediamo ad estrarre tutto quello che è presente all'interno. Un attimo di pazienza. Eccoci qui. Quindi all'interno della confezione troviamo il telecomando che ci servirà per comandare tutte le funzionalità di questo media player. Inoltre, come possiamo vedere, il design è simile, se non uguale, a quello della Apple TV, come abbiamo già detto prima. Dovremo inserire una batteria CR2032 simile a quelle presenti sulla scheda madre, che faremo nel corso della recensione e vi mostreremo. Troviamo un cavo USB a micro USB, un cavo HDMI con relativi cappucci per la protezione dei connettori, il trasformatore alimentatore che ha la presa USB, quindi dovremo sfruttare il precedente connettore USB incluso nella confezione. Alcuni riferimenti alle caratteristiche del prodotto ed infine il media player, che come possiamo vedere ha dimensioni abbastanza ridotte, entra in una mano di medie dimensioni. Il design è abbastanza elegante, la colorazione è bianco panna, anche se è tendente più al grigio. Troviamo appunto il logo del media player. Nella parte frontale troviamo il sensore infrarossi per il telecomando. Ai lati troviamo una porta USB 2.0, un lettore di SD card per espandere la memoria interna, che è di 8 GB, scusate, ha una RAM di 1 GB ed un processore quad core Cortex da 1,5 GHz con una scheda, diciamo, grafica Mali da 450 MB. Nel retro della confezione troviamo l'uscita ottica, il connettore per l'ingresso l'ingresso LAN, scusate, per il connettore di rete in standard 1100, il connettore HDMI e il piccolo connettore USB per l'alimentazione dello stesso. Nella parte inferiore troviamo una superficie gommata che ci permetterà di poggiare il media player sulla superficie e di non farlo muovere. E niente, le dimensioni abbiamo visto sono davvero ridotte e proveremo questo piccolo media player della Pivos nella recensione scritta sul nostro sito www.ximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.